mi sono impegnato a guardare il mio figliolo, sì, perché sì, io cercavo di andare su. Ho capito, ho capito. Volevo andare su a vedere se con la, ho preso la gomma, l'ho collegata a quella pompa. Però l'ha sentito il figliolo che gli diceva babbo, la Veronica? Ho sentato quello, la prima cosa ho sentito quello, perché quando è arrivato il fumo lui si è svegliato e si è affacciato sulla finestra. Alla finestra di qua però. Di finestra di qua, Veronica dalla sua camerina è venuta da quest'altra parte. Queste le parole del padre di Veronica Sestini, la 21enne che ha perso la vita nell'incendio divampato in un grande casolare a Gragnano, piccola frazione di San Sepolcro, un rogo che in pochi minuti ha divorato l'intera abitazione lasciandone all'interno solo cumuli di cenere. Sceso giù, Veronica l'ha lasciata lì che sicuramente era già cascata a terra, è già caduta, perché ha detto che usciva il sangue dalla bocca, ho sentito queste cose che mi ha detto. Il padre, verso le 6 del mattino, ha acceso la caldaia a legna e si è allontanato una decina di minuti per dar da mangiare al cane. Questa manciata di minuti sarebbe bastata per far divampare l'incendio. Al suo ritorno l'uomo infatti racconta di aver trovato la casa completamente arsa dalle fiamme, che addirittura fuoriuscivano dalle finestre. La usavo poco, però è vecchio quel camino, può darsi che c'aveva un po' di... la legna secca fa il catrame, avrà più bruciato come quella volta mi prese quello grosso un po' di catrame. Accanto al camino c'era la roba, mia moglie aveva messo una retina di ferro sì, accanto al tubo, c'era un po' di borse, un po' di roba sono bruciate e ha fatto una fiammata dal tubo e entra dentro il tubo e si riscalda perché è diretto su, sotto gli acciaio grossi così, ha fatto una fiammata al tubo e ha preso fuoco tutto. All'interno dell'edificio c'erano i suoi due figli, la moglie al momento si trovava già fuori per lavoro. Il minore di 15 anni è riuscito a trarsi in salvo gettandosi dalla finestra del secondo piano. Il 15enne si trova all'ospedale San Donato di Arezzo senza gravi traumi, solo un polso fratturato ma ancora sotto shock. Le fiamme uscivano da tutte le finestre, lui è uscito dalla finestra, poi dopo c'era la mia moglie, l'ha portato in casa, l'ha portato. Perché si era rovinato un po', è stata una cosa impressionante. Veronica invece non è riuscita a salvarsi, è rimasta intrappolata all'interno della sua camera, dove è stata trovata priva di vita. La 21enne si era da poco diplomata all'Istituto d'Arte e tra le tante passioni coltivava quella del tombolo, antica arte caratteristica della Val Tiberina, come ci racconta il padre. Il corso del tombolo. L'insegnante mi ha detto che era parecchio brava, faceva, aveva comprato, e moglie disse aveva comprato il coso vecchio di una volta, ha trovato una pensione anziana, e quel coso ci si fa gli uncinetti a tombolo di una volta, si aveva fatto tutti i ricami, e si impegnava tutte le sere a ricamare con questi centrini, a fare queste cosine di una volta.